con Marco Bonitta. Marco Bonitta, buonasera. Buonasera. Partita importantissima, una sorta di derby. La prima cosa però che ti chiedo, quello che mi viene da pensare quando penso a Ravenna, che è una squadra che non ha raccolto quello che meritava. Una squadra che tiene per un po' e poi dopo si perde un pochino. Me la spieghi e poi mi parli di Modena. Ma insomma, noi cerchiamo di giocare dal primo punto all'ultimo al meglio delle nostre possibilità. È chiaro che l'esperienza ogni tanto si sente, anzi l'inesperienza, quindi però non direi, siamo contenti del percorso e anche dei punti che abbiamo. Marco Bonitta, in bocca al lupo, in bocca al lupo alla Consar Ravenna, andiamo a prendere Gianni. Sì, dice bene Marco Bonitta, è una squadra che sta giocando bene la sua, obiettivamente non ha raccolto tantissimi punti, sono solo 7 i punti in classifica, con 5 tie break comunque giocati e persi, quindi vuol dire che il livello di gioco c'è, deve trovare un po' di continuità la squadra ravennate. È ovvio che è una squadra giovane, che quindi non è così semplice da gestire, non è facile trovare appunto questa continuità. Maurizio, ti vedo con Andrea Gianni. Certo, la ricetta segreta, ti saluto Andrea Gianni. È un momento difficile, ci sta, però nonostante questo momento difficile è una squadra che sta lavorando. Insomma, come si esce secondo te da questi momenti? Questa mi sembra la gara giusta per poter provare a uscire, no? Sì, andiamo da 4 sconfitte, che sono tante, però ci vuole un tanto sacrificio, perché comunque abbiamo perso diverse sicurezze che dobbiamo riacquistare. Non stiamo male, però dobbiamo fare piccoli obiettivi. Uno di questi, a parte la partita, proprio nei set, no? Stare punto a punto, lavorare un po' di squadra, che sembra una cosa così detta per aria, ma dobbiamo lavorare di squadra, perché quando le cose non vanno la fiducia viene proprio anche attraverso i compagni, no? Quindi ognuno deve non solo dare il meglio, ma stare, aiutare il compagno. La cosa che vuoi vedere, la cosa più importante che vuoi vedere stasera dal primo pallone che andranno a giocare i tuoi ragazzi? Ma sai, non è che si parla di impegno, perché l'impegno lo si mette sempre, però situazione sicuramente difficile, essere pronti alle difficoltà e accettarle, come però bisogna che qualcuno, ognuno deve tirar fuori qualcosina in più, no? I miglioramenti si fanno anche in questo. Grazie Andrea Gianni, in bocca al lupo allo Showsmod.